Buongiorno a tutti, tanto per cambiare, in giro presto per lavoro. Allora, di cosa vogliamo parlare stamattina? Allora, facciamo un breve inciso sul Gran Premio di domenica della MotoGP che non ho visto. Allora, un brevissimo inciso, poi parlerò di tutt'altro. E niente, mi risulta che io non ho visto la gara per lavoro. Mi risulta che oltre alla vittoria di Marquez, oramai quasi proverbiale, ripeto, un po' come Hamilton in Formula 1, mi risulta che per il resto da notare della gara ci sia una sorta di strike da parte di Lorenzo, col quale ha fatto fuori Rossi, Dovizioso e non so chi altro. Mi sorprende davvero l'involuzione di questo pilota che ha vinto tre volte il titolo ridato Lorenzo. Sinceramente tutti si aspettava un dualismo fra lui e Marquez, ma qua a quanto pare se per Valentino e la Yamaha è acqua, per Lorenzo è tempesta. Sì, poi ci sono state delle polemiche, ma io sinceramente per ciò che concerne l'esito finale di questo mondiale non penso che cambi molto, che Marquez è nettamente più forte, ha la moto più forte. Ripeto, non so come cazzo faccia Lorenzo a ottenere dei risultati così scadenti, ma fatti suoi. Detto questo, cambiamo argomento e parliamo un po' dell'argomento del momento. Scusate il gioco di parole, o la rima, come cazzo la volete chiamare, la chiamate. Del fatto di ieri, di questi giorni, cioè in pratica l'addio di Totti alla Roma è una scelta che nessuno si aspettava. Certo che io non me la sento di buttare la croce addosso interamente alla società. Cosa voglio dire con questo? Chiaramente non metto in dubbio minimamente ciò che ha detto Totti in conferenza stampa, cioè che si prendevano decisioni praticamente alle sue spalle. Allora, lì purtroppo c'è da dire una cosa, non me ne vogliano i romanisti, però questa moda delle bandiere in campo, giocatori bandiera come è stato Totti, come è stato Del Piero, come è stato Zanetti, giusto per farvi capire che non è una critica ad personam la mia, questa storia di dare una scrivania a chi è stato una bandiera in campo, sinceramente non so con quale criterio, quale competenze abbia acquisito, a meno che non quali competenze abbiano acquisito, che so, Totti, Zanetti, lo stesso Maldini, anche se lì la situazione è un po' diversa, dare una scrivania così d'amblè per diritto acquisito a chi è stato bandiere capitano in campo, così, senza un minimo di competenza, senza un minimo, non che Totti fosse incompetente, magari lo è, però così, queste scrivanie date per diritto divino a me sinceramente lasciano perplesso. Basta vedere Zanetti all'Inter, cosa conta Zanetti all'Inter? Cioè, fate il parallelo su cosa contava in campo Zanetti e cosa conta adesso che è dirigente.
sinceramente faccio fatica a capirlo cosa conta Zanetti nell'Inter. Stesso discorso per quanto riguarda Totti, l'ha detto lui stesso, che si prendeva una decisione alle sue spalle. Certo, mica avrebbe potuto rifiutare, però io non contesto il Totti dirigente, io contesto questa moda di dare una scrivania a prova di che? Per fare cosa? Questo è ciò che contesto io. Purtroppo è un'abitudine che sembra si stia radicando. Sì, un'abitudine tra l'altro poco spiegabile, perché sono pochi gli esempi di successo di qualche grande campione, di qualche bandiera in campo che ha avuto successo anche dietro la scrivania. Uno su tutti, Poliperti. L'altro, anche se per breve periodo, Mazzola dirigente, con Bersellini in panchina ha riportato l'Inter allo scudetto, ha vinto un paio di Coppe Italia, ha scoperto giocatori come Altobelli, come Beccalossi. Comunque ci sono gli esempi virtuosi, ma come si dice il proverbio, una rondine non fa primavera. Quindi che Totti sia stato un grandissimo in campo, nessuno lo nega, anche se secondo me a livello di calcio italiano gente come Baggio, gente come Mancini, Roberto Mancini, già citato Mazzola, Del Piero, sono un gradino sopra al bravissimo Francesco Totti. Non lo so, basta vedere cosa ha fatto Cruyff nel Barcellona. Un conto da giocatore, un conto da allenatore, un altro paio di maniche da dirigente, dove praticamente faceva presidente onorario. Che cazzo di carica è? Io sono dell'opinione che ognuno debba stare al suo posto nella vita e debba agire per quelle che sono le sue competenze. Oddio, sia chiaro, io non so se Totti in questo frangente si sia specializzato per un ruolo da dirigente. Per esempio, basta fare il caso di Bettega solo più di 10 anni dopo il suo addio al calcio alla Juve è stato assunto come dirigente. Stessa cosa Oriali nell'Inter, mica hanno preso le scarpe al chiodo dal giorno dopo sulla scrivania. No, c'è stato un percorso di specializzazione e i risultati si sono visti sia per Bettega che per Oriali. Per l'amor di Dio, Oriali è un grandissimo dirigente, però nell'arco di tempo che è intercorso fra il suo ritiro dal calcio giocato e la sua assunzione all'Inter nel ruolo di dirigente, io penso che si sia formato, abbia studiato, abbia girato, abbia capito determinate dinamiche. Ecco, questo è il senso di questo video. Io non è una critica a Totti la mia, anzi, perché ad esempio come Totti, ripeto, c'è Zanetti, c'è Maldini, c'è Nedved, diciamo anche Nedved, ci metto anche in mezzo alla Juve, e se vogliamo ha un ruolo più di rappresentanza che altro, che sinceramente tracce dell'operato di Nedved nella dirigenza io faccio fatica a trovarne. Questo è, prima io penso che un gran calciatore che abbia sempre indossato una maglia, prima di ritirarsi, prima di sedersi su una scrivania, debba compiere un determinato percorso. Non lo so se voi cosa ne pensate. Guardate Tare della Lazio, guardate Tare alla Lazio. Tare non è stata una bandiera della Lazio, sia chiaro, però guardate come dirigente l'operato di Tare, con una proprietà che fa le nozze con i fichi secchi da 15 anni e con egregi risultati, devo dire. Naturalmente Tare in tutto questo ha un ruolo non secondario,
Ecco, se quello che voglio dire io è questo, in pratica, in sintesi, se Totti, finita la sua carriera, fosse stato 3, 4, 5 anni, 2 anni, quello che è, lontano dall'ambiente Roma a prepararsi, magari avrebbe potuto anche essere più incisivo nelle decisioni della società. Certo, poi là subentrano altri fattori, il ruolo di Pallotta, il rapporto con i romani di Roma, tipo De Rossi, tipo lui, che pare non essere proprio idilliaco, basti vedere le modalità dei due addii. E via Pallotta, dicono a Roma, ma chi è al suo posto? È una domanda da porsi questa. Via Pallotta potesse anche avere ragione, ma chi è al suo posto? Raga, io parlo, si può dire anche per esperienza diretta, fatte le proporzioni, io parlo anche per esperienza diretta. Io sono, non faccio l'esempio della squadra della mia città, perché sarebbe ridicolo accostare una squadra che fallita da anni a una grande realtà del calcio italiano. Quel che dico io è, guardate l'esempio del Bari. Matarrese vai via, Matarrese di qua, Matarrese di là, via Matarrese, che è successo? Ditemi voi, via Matarrese, cos'è successo al Bari? Ditemelo voi, perché a me viene da ridere. Questo è quanto. Certo, la situazione a Roma non è delle migliori. Un nuovo allenatore proveniente dallo Shakhtar, una rosa praticamente sul punto di essere completamente smantellata. Non è una bella situazione, e hanno tutte le ragioni i tifosi romanisti nell'essere preoccupati. Però via Pallotta, non sappiamo chi prende il suo posto, non lo so. Secondo me bisogna avere un po' più di pazienza. Per quanto riguarda il discorso Totti, certo dispiace come è andata a finire questa storia, per quel che è stato e che ha rappresentato il signor Totti per la Roma. Però ripeto, è una situazione più che altro figlia di questa moda di dare una scrivania alle bandiere, così, tanto per darle. Non so, amici romanisti, cosa ne pensate? Ditemi, aggiornatemi, ditemi la vostra, voi che siete più afferrati nell'ambiente Roma. Perché è un peccato vedere questa società, alla quale in un certo senso sono anche un poco affezionato, visti i duelli con la Juve degli anni Ottanta. Ditemi la vostra, amici romanisti, ditemi il vostro pensiero su questa vicenda. Certo che non è una bella situazione. Ok, vi auguro una buona giornata, iscrivetevi al canale numerosi, e ci vediamo per i prossimi video. Ciao.